Benvenuti ad una nuova puntata di N3 TV News sulla blogosfera, a cura del blog.it. Io sono Carola ed ecco il sommario di oggi, 9 novembre 2007. La social ADS di Facebook, la t-shirt sociale, ragazze ubriache su Facebook, la tag del giorno, Sturmgeist 89. Sigla. La social ADS di Facebook. Se il comunicato dovesse essere attendibile, saremmo di fronte a una pietra miliare della storia della rete e dell'advertising. Facebook ha annunciato Social ADS. Si tratta della combinazione di pubblicità e antipubblicità. Gli utenti saranno in contatto diretto con le aziende e produrranno pubblicità dagli effetti sociali. Funzionerà? Di certo è un modello tutto da scoprire e affinare. La t-shirt sociale. Aaron Bartol e Markus Angermayer hanno inventato una simpatica maglietta piena di antipixel di applicazioni web 2.0. Lo scopo? Per indossarla bisognerà segnare sulla maglietta quale degli strumenti riportati utilizzate, in modo da far vedere a chi incontrate quanto siete social. Se l'idea vi piace, trovate tutte le informazioni per crearne una sul sito di Aram. Ragazze ubriache su Facebook. Da qualche giorno va di moda tra le ragazze di tutto il mondo pubblicare su Facebook foto delle loro notti brave. Il gruppo, che ha raccolto i contributi fotografici di oltre 150.000 ragazze ubriache sotto l'effetto di droghe e in atteggiamenti notevolmente esuberanti, si chiama 30 ragioni per cui le ragazze dovrebbero chiamare questa una vera serata. Non sappiamo se una vera serata per una ragazza preveda spogliarelli in strada, ma intanto il Dipartimento Inglese di Statistica Nazionale lancia un allarme. Negli ultimi anni le donne vittime dell'alcolismo sono raddoppiate. La tag del giorno, Sturmgeist 89. La Finlandia sta vivendo in queste ore un incubo che non auguriamo a nessuno. Quasi un'imitazione della strage del Virginia Tech, a Helsinki un ragazzo ha ucciso 5 ragazzi, 2 ragazze e la direttrice del suo liceo, per poi spararsi alla testa. Poco prima del massacro, il killer ha messo un video su YouTube annunciando la strage. Il video successivamente è stato rimosso, ma da quello che dicono coloro che lo hanno visto, si trattava chiaramente di uno squilibrato. Noi non commentiamo, il gesto parla da sé. Anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!